La differenza fra l'uomo fuori con la condizionale e l'uomo rinchiuso nel braccio della morte a volte si riduce ai 5 centimetri della porta chiusa di un bagno, all'esitazione di un attimo. La differenza fra questi due uomini e uno scimpanzé è un 2% scarso dei loro geni, e la differenza fra i tessuti sani di una persona e il suo tumore anche meno. Tutti gli uomini e tutti gli insetti sono fatti delle stesse 6 molecole di DNA, gli stessi 5 atomi. Ogni azione apparentemente identica alle altre si distingue per l'intenzione che la produce e ogni intenzione viene giudicata in base all'azione che produce. Tutto ciò che compone l'universo è tutto il resto. Un uomo è un assassino, è un santo, è un colpevole, un maiale, una scimmia. E il diavolo è soltanto l'angelo che voleva di più. Ogni drink, ogni tiro del dado, ogni altra sigaretta sussurra di più nell'orecchio di qualsiasi essere umano quando non sta ascoltando quell'unico Dio, quando sta guardando dove non dovrebbe o pensando ciò che non dovrebbe, piuttosto che ciò che avrebbe voluto avere di più. Un uomo perde un figlio, una moglie o un fratello. Forse è colpa sua, forse no. Magari poteva fare qualcosa di più per evitarlo e non lo saprà mai. O se lo sa, vorrebbe non saperlo più, perché in un modo o nell'altro, sempre di più si tratta. La gente si porta dietro queste perdite per tutta la vita, la perdita di un lavoro, di un'amicizia, di un matrimonio, di una reputazione, di una fortuna, della vita di una persona cara. La perdita è il punto centrale di ogni paura. Alcuni hanno rimpianti che si fanno sentire ogni secondo della loro giornata, altri li tormentano anche nel sonno. Immaginate che quello stesso unico Dio abbia invertito la sua clessidra, invertito i vostri rimpianti. Immaginate di avere la certezza di poter nuovamente abbracciare il vostro tempo perduto, vostro figlio appena nato, i vostri amici e parenti più cari, vostra moglie e l'altra metà di tutto. Immaginate quel che provate durante i primi secondi di quella certezza. Ora, immaginate che quei primi secondi durino giorni e giorni e giorni. Se poteste comprare questo momento lungo 72 ore al prezzo di un pieno di benzina, lo fareste? Anche nella consapevolezza del vuoto ancora più enorme che potrebbe lasciarvi tutto questo di più, non appena sarà scaduto il tempo? Oppure un giorno decidete di svegliarvi per davvero e lottare ogni secondo per la felicità vostra e di chi vi sta accanto, liberi dalle paure, affrontando le paure, senza il bisogno di aspettare il rimpianto del tempo perduto, delle occasioni sprecate, le parole non dette e quelle dette di troppo, le promesse non mantenute e tutti i gesti non fatti. In un tempo che continua a scorrere, scivolandovi dalle mani dentro un cumulo di nostalgia e sensi di colpe, la paura è sempre lì. Se un giorno deciderete di non aspettare quel giorno, allora ecco che avrete conquistato il vostro pezzo di paradiso, senza più bisogno di alcun Dio, senza più il bisogno di avere più alcuna paura.